Ciao ragazzi e benvenuti a questo video. Prima di incominciare vi chiedo di, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale e quando una volta poi il video vi sarà piaciuto deciderete se mettere un pollice all'insù e eventualmente condividerlo sulla vostra pagina. Come si fa a sopravvivere a un combattimento? Beh, molto semplice, non si fa. Non esiste una formula geometrica che ci dia la sicurezza matematica di sopravvivere in caso noi ci dovessimo mai trovare a doverci difendere, sia per professione che per casualità. Personalmente credo che la sopravvivenza di un combattente in particolare durante uno scontro spesso non può essere vista come un fattore dato da un calcolo matematico basato su delle percentuali. Però se vogliamo vedere in maniera più scientifica, possiamo dire che esiste un coefficiente che a me personalmente piace chiamare coefficiente di sopravvivenza. Il pericolo è un altro fattore da considerare e lo chiameremo coefficiente di rischio. Ovviamente, più alto è il coefficiente di rischio, più rischiamo di morire oppure di rimanerci, in pratica game over. Dite come vi pare. Ma la domanda sorge spontanea: come possiamo cercare di abbassare il più possibile il coefficiente di rischio a zero? Risposta altrettanto spontanea e molto semplice: non possiamo, ma possiamo cercare di ridurlo del 10%, del 20%, a volte persino del 90%, ma non saremo mai in grado di ridurlo completamente, di azzerarlo, poiché il combattimento non è una scienza esatta, ma è intrinsecamente da considerare come presenza di una percentuale di rischio, minima o massima che sia. La vita di un combattente, di un guerriero, è composta dalla ricerca costante, maniacale, che spesso porta a viaggiare lontano, a studiare, a spingersi oltre la vita normale di tutti i giorni, poiché nella conoscenza il combattente trova la cosa che lo farà forse sopravvivere, forse al prossimo scontro, forse all'unico scontro della sua esistenza. Qui è la conoscenza che lo porta ad acquisire tutto quello che è in suo potere per cercare di aumentare appunto le sue possibilità di sopravvivenza al fine di abbassare al minimo il suo coefficiente di rischio e alzare il coefficiente di sopravvivenza il più possibile, al massimo. Di base possiamo considerare tutti quegli elementi per aumentare il nostro coefficiente di sopravvivenza in maniera molto pragmatica, quale? Punto 1, la nostra efficienza psicofisica. Punto 2, la nostra capacità tecnica. Punto 3, le nostre attrezzature e il nostro equipaggiamento. Ma ci sarà sempre un fattore X, un fattore che né io, né voi, né nessun altro potrà controllare. E questo lo affidiamo principalmente a quello che voi credete, che sia religioso, che sia spirituale, che sia di qualsiasi forma e entità, questo fattore X c'è e non lo possiamo controllare. Parleremo più avanti di altre cose inerenti a questi elementi che ho appena elencato. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, condividetelo sulla vostra pagina e vi prego, scrivete nei commenti e fatemi sapere che ne pensate. Io vi ringrazio e vi auguro il meglio e vi auguro di vincere sempre le vostre battaglie, nella vita così come nell'avversità. Ciao!